Guerre delle antenne, Mediaset vuole Rai Way e lancia un'offerta pubblica mettendo sul piatto 1 miliardo e 200 milioni. Il governo frena e avverte il decreto che istituisce la SPA prevede che Rai Way rimanga pubblica per almeno il 51%, ma i 5 Stelle parlano di un patto del Nazareno televisivo e la minoranza PD evoca il mai risolto conflitto di interessi di Berlusconi. Patto di stabilità, dopo la promozione dei nostri conti pubblici da parte di Bruxelles e il no alla procedura di infrazione per debito eccessivo, il ministro Padoan parla di un premio alle misure strutturali già prese. L'Unione promuove il Jobs Act, ma invita ad andare avanti sulle riforme e sollecita l'Italia e la Francia anche a mettere a posto i conti. A Palermo svelato un nuovo piano di Cosa Nostra per uccidere il PM antimafia Nino Di Matteo, non più una strage con il tritolo. Secondo un pentito, il boss super latitante Messina Denaro avrebbe ordinato ad un cecchino di colpire il magistrato con un'arma di precisione durante gli spostamenti della scorta. Tracce del killer su un tetto della città. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Dunque, 1 miliardo e 200 milioni messi sul piatto da parte di Mediaset per acquistare le torri di Rai Way, torri di trasmissione delle frequenze televisive. Un acquisto che consentirebbe all'azienda Mediaset di Silvio Berlusconi di avere di fatto il monopolio delle trasmissioni delle frequenze appunto televisive, delle strutture che trasmettono le frequenze televisive. Per questo il governo fissa i paletti, ricordando che alla Rai deve rimanere almeno il 51% della società. Vediamo. La cifra è enorme, 1 miliardo e 200 milioni di euro. Servono a comprare le torri della Rai e sul piatto le ha messe Mediaset attraverso la sua omologa società EyeTower. L'offerta pubblica di acquisto riguarda la totalità della società che possiede le torri, cioè il 100% di Rai Way. L'obiettivo è ambizioso, creare un unico grande polo nazionale dell'infrastruttura televisiva formata da qualcosa come 5.000 antenne. Antenne che servono non solo al segnale televisivo, ma lo ricordiamo, anche a far funzionare telefonini, internet e alta definizione. Il business è enorme, finora era controllato in Italia da Telecom, Rai ed EyeTower, società controllata da Mediaset col 40%, ed è appunto Mediaset che ora vuole entrare nell'affare comprando tutto. Il 70% lo pagherebbe in contanti, il rimanente con sue azioni di nuova emissione. Ma le cose sono un po' più complicate, perché vale in porto intanto l'affare ha bisogno dell'ok di Consob, Antitrust e Agicom. Rai Way infatti ha collocato sul mercato solo il 30,5% delle azioni. Il resto delle azioni, compreso il controllo della società, il governo ha voluto rimanesse in mano pubblica e lo Stato non vorrebbe vendere. Secca la risposta di Rai Way, l'offerta di EyeTower non è amichevole, la legge non consente tale operazione. Vedremo ora cosa accadrà, senza contare le polemiche politiche che la vicenda sta sollevando, con accuse di conflitto di interessi e il no già sbandierato di PD e Movimento 5 Stelle. Allora, la vendita di Rai Way rientra nel piano di privatizzazioni del governo. In questo quadro il Ministero del Tesoro annuncia la cessione di quasi il 6% di Enel per un incasso, anche qui importante, di 2 miliardi e 200 milioni. Ma lo avete appena sentito, le polemiche politiche riguardano tutte la vendita di Rai Way. Il compratore, avete sentito anche questo, sarebbe Silvio Berlusconi e naturalmente tornano tutte le discussioni intorno al conflitto di interessi. La RAI è al centro di un fuoco incrociato di polemiche, da una parte l'ipotesi di un decreto per riformare la governance di Viale Mazzini, dall'altra l'offerta di Mediaset su Rai Way. Tanto basta per rimettere in moto sia le opposizioni che la minoranza del PD e scatenare retropensieri e accuse. Questa è la democrazia, attacca il presidente della Commissione Vigilanza della RAI, il grillino Roberto Fico, che prende nuovamente di mira il contenuto del patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi, rimbancando l'ipotesi di accordi segreti. Mediaset, che compra Rai Way, è una possibilità che avevo denunciato un anno fa ed ero stato definito un buffone da Berlusconi. Sul fronte dei decreti, se il presidente della Camera Boldrini boccia la necessità di un provvedimento di urgenza sulla TV pubblica, è il leader di Sel Vendola ad alzare ancora il tiro. La Boldrini difende le prerogative del Parlamento e allora l'accusa è Boldrini fa politica, Landini difende i diritti dei lavoratori e l'accusa è la stessa. Pare che l'unico titolare
abituato a fare politiche anche antipolitica sia solo Matteo Renzi. Ma la rivendicazione dell'uso dei decreti contro l'ostruzionismo fatta da Renzi provoca la reazione anche di Forza Italia, con il capogruppo al Senato Romani che si appella al Presidente della Repubblica per il ripristino di una corretta attività parlamentare sulla stessa linea di quanto chiesto dalla stessa Lega salita in delegazione ieri al Quirinale. Ma a farsi sentire torna anche la minoranza del PD con l'ex segretario Bersani, che sente puzza di conflitto di interesse e twitta: dopo Mondadori RCS, poi Mediaset Raiway, ora aspetto che il Milan compri l'Inter. Tensioni interne al PD che saranno il primo scoglio da affrontare nell'assemblea dei parlamentari Dem convocata domani da Renzi al Nazareno. Sotto osservazione rimane anche l'economia italiana, la nostra economia, paese Italia, che non subirà comunque una procedura di infrazione contro la legge di stabilità. Questa è la decisione della Commissione europea, che ci richiama comunque ad un maggior impegno per abbattere il debito. Nessuna procedura di infrazione. L'Unione Europea promuove la nostra legge di stabilità. Certo, i problemi restano. L'Italia continua ad avere uno squilibrio importante nel rapporto debito-PIL, che richiede un monitoraggio specifico e decise azioni politiche, spiega il vicepresidente della Commissione Dombrovskis. Ma Bruxelles riconosce almeno tre fattori rilevanti per non sanzionare Roma. Il primo sono le attuali condizioni economiche sfavorevoli, caratterizzate da bassa crescita, che rendono più difficile creare avanzi primari tali da tagliare il debito. Il secondo è che l'Italia si è dimostrata ampiamente osservante del richiesto aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine, vale a dire ha fatto tutto il possibile per centrarlo. Il terzo e più importante, l'Europa è soddisfatta della corrente messa in atto di ambiziosi piani di riforme strutturali. Su tutte, il commissario europeo agli affari economici e finanziari Moscovici ha citato il Jobs Act, valutato come sufficientemente consistente. Guarda caso, i fattori dirimenti sono proprio quelli elencati dal nostro ministro dell'economia Padoan quando presentò la finanziaria ai commissari lo scorso novembre. Come dire che l'Unione ha accolto la richiesta del governo di passare dal rigore assoluto ad un atteggiamento più flessibile e orientato alla crescita per i paesi che si impegnano a varare e sostenere un cammino di riforme. Sotto stretta osservazione invece rimane la Francia. Parigi ha 2 anni di tempo per riportare sotto il limite del 3% il rapporto deficit-PIL. Questo significa, ha spiegato il presidente della Commissione Juncker, un'immediata correzione dello 0,81%. Le buone notizie che arrivano da Bruxelles per l'Italia fanno il paio con quelle del Centro Studi di Confindustria, per il quale è possibile che per il 2016 le stime del PIL italiano siano riviste al rialzo. Sarebbe la prima volta da molti anni. Da anni va avanti la polemica sulla riforma della giustizia. L'introduzione della responsabilità civile dei magistrati ha scatenato una durissima reazione da parte appunto dei giudici. Una legge sciagurata e punitiva, è stato detto. Per il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Legnini queste preoccupazioni vanno tenute in conto, risponde il ministro della giustizia Orlando, il testo non è punitivo. Il governo che parla di passaggio storico, l'Associazione Nazionale dei Magistrati che sente a rischio la propria autonomia. È il bianco e nero della riforma sulla responsabilità civile dei magistrati, che sostituisce la legge Vassalli approvata nel 1988 dopo il referendum sulla cosiddetta giustizia giusta promosso dai radicali. La politica dice: di fronte alla corruzione il primo problema in Italia è costituito dai magistrati. Attacca così il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rodolfo Sabelli, su questa legge che introduce il concetto di inescusabile negligenza ed elimina il filtro previsto per valutare l'ammissibilità delle domande di risarcimento. Prima, infatti, tutti i ricorsi dovevano superare un preliminare esame da parte dei tribunali distrettuali, valutazione che ora non ci sarà più. Ed è proprio questo a preoccupare non solo i magistrati, che si sentono ora a rischio intimidazioni, ma anche lo stesso vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, il quale annuncia che proporrà sia al Consiglio Superiore della Magistratura che al Ministro Orlando di fare una verifica attenta che l'autonomia, l'indipendenza e la serenità della magistratura non siano incise, perché, tiene a sottolineare, i timori dei magistrati non vanno sottovalutati. Decisamente contro questa riforma passata alla Camera a larga maggioranza è schierato invece il Movimento 5 Stelle, che pure al Senato aveva votato a favore e che ha spiegato il diverso atteggiamento con la chiusura oltranzista mostrata dal PD nei confronti degli emendamenti da loro proposti.
Quanto a Forza Italia, i commenti sono sulla stessa linea di quelli post-Jobs Act, ovvero sì, va bene, ma si poteva fare molto meglio. Ha detto la Cafagna, per esempio, la legge è un primo passo che va nella giusta direzione, ma ci pare che sia più apparenza che sostanza. Critiche cui il ministro Orlando ha risposto così, valuteremo gli effetti, pronti a correggere alcuni punti. Contro il governo, contro l'euro, scende in piazza sabato la Lega. A Roma dovrebbero vedersi il segretario Salvini, ma anche il sindaco di Verona Tosi, protagonisti di uno scambio violentissimo, di una discussione violentissima a proposito delle candidature in vista delle prossime amministrative a maggio. Un faccia a faccia che potrebbe davvero rivelarsi decisivo per una ricucitura o anche per una scissione. Non accennano a placarsi le polemiche, i botte e risposta con minacce di scissione all'interno della Lega. Il segretario del Carroccio Matteo Salvini ostenta sicurezza e rassicura i suoi. Non ci sarà alcun suicidio politico. Flavio Tosi non si candiderà e non farà alcuna corsa solitaria alle elezioni amministrative. Sarebbe inutile perché, sottolinea il leader del Carroccio, vincerà Zaia e Tosi potrà fare il governatore dopo il secondo mandato di Zaia. Ma il sindaco di Verona tira dritto e a chi gli chiede se si candiderà contro l'attuale governatore del Veneto dice: non escludo nulla, aspetto di vedere chi rispetta le regole e chi no, chi decide, le liste della Liga Veneta o Milano? La sfida è aperta. Intanto la base del partito ribolle. In molti vogliono l'espulsione di Tosi, che comunque ha confermato la sua presenza alla manifestazione anti-Renzi di sabato a Roma. Ma c'è un altro rebus da sciogliere nel Carroccio ed è quello dell'alleanza con Forza Italia e NCD. Da una parte c'è il veto del segretario del partito Salvini, che non ha usato mezzi termini. Berlusconi decida se preferisce costruire un progetto con Alfano o con noi. Mentre Tosi ammette di aver incontrato i compagni di partito di Alfano, e anche Zaia non chiude ad un'ipotetica alleanza con i centristi. La Lega è un passo dalla scissione. E a Palermo adesso con le nuove minacce mafiose contro il procuratore Nino Di Matteo. Il PM Nino Di Matteo nel mirino della mafia, non in senso figurato questa volta, ma letteralmente. Cosa Nostra avrebbe assoldato un tiratore scelto per uccidere il magistrato antimafia della Procura di Palermo. È il Fatto Quotidiano a dare notizia della nuova strategia militare contro il pubblico ministero, considerato dal boss superlatitante Matteo Messina Denaro il nemico numero uno di Cosa Nostra. Il nuovo allarme arriva dopo mesi di intimidazioni e minacce. Una lettera anonima ha segnalato il clamoroso cambio di passo della mafia. Poi è stato un confidente della polizia a confermare il nuovo piano omicida. Un cecchino appostato sul tetto di un palazzo di Palermo progettava di approfittare per colpire dei pochi secondi che occorrono al magistrato per scendere dalla jeep blindata. Anche la zona sarebbe stata individuata. Ricadrebbe sotto il controllo del boss Girolamo Biondino, lo stesso che, secondo quanto rivelato dal pentito Vito Galatolo, avrebbe comunicato l'ordine di eliminare il PM durante una riunione della cupola. Una sentenza di morte arrivata direttamente dal capo di Cosa Nostra, Messina Denaro. Lo stesso Galatolo, tempo fa, aveva parlato della preparazione di un attentato contro Di Matteo e dei 200 chili di tritolo arrivati dalla Calabria e nascosti a Palermo. Esplosivo ancora non trovato. Ma i mafiosi avrebbero deciso stavolta per un'inedita operazione chirurgica. Un tiratore scelto con un fucile di precisione in grado di colpire a distanza piuttosto elevata il magistrato che per i boss è andato troppo oltre con le sue indagini. Soluzione omicida mirata e avallata da entità esterne, ha detto il pentito. Rimane in carcere Massimo Bossetti, unico indagato per la morte di Yara Gambirasio. È il quarto no alla scarcerazione, il più pesante perché a pronunciarlo è stata la Corte di Cassazione. Si conosceranno entro un mese le motivazioni con cui i supremi giudici ieri pomeriggio, dopo 3 ore e mezzo di Camera di Consiglio, hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa di Massimo Bossetti, il 44enne muratore di Mapello in carcere dal giorno dell'arresto, il 16 giugno scorso, unico indagato per la morte di Yara Gambirasio.
Una delle argomentazioni presentate dall'avvocato Salvagno per farlo uscire dal carcere, quella sulla inutilizzabilità degli accertamenti del RIS sul DNA, trovato sugli indumenti della tredicenne di Brembate di sopra, eccezione che è legale, ha sottolineato come condivisa in aula dal procuratore generale. La prova regina alla firma dell'assassino, secondo la procura, che il difensore di Bossetti ha tentato di smontare contestando norme procedurali utilizzate dal pubblico ministero di Bergamo per eseguire le analisi genetiche. La decisione della Corte di Cassazione arriva dopo i precedenti due pareri negativi alla scarcerazione, il primo da parte del GIP di Bergamo, il secondo dei giudici del Tribunale della Libertà di Brescia, che hanno definito le conclusioni sul DNA approdi limpidi e inconfutabili. La difesa ha appena presentato un altro ricorso a Brescia dopo aver incassato un secondo no del GIP. A giorni la procura chiuderà le indagini sul muratore di Mapello, 4 anni dopo il ritrovamento del corpo di Yara. L'Ucraina paga in anticipo le forniture di gas russo. Tra 3 o 4 giorni Mosca chiuderà i rubinetti con conseguenze pesanti anche per l'Europa. All'avvertimento di Vladimir Putin, ancora una volta il gas del colosso Gazprom viene usato quindi dal presidente russo come arma per esercitare pressioni sulla crisi ucraina. Ma Kiev usa lo stesso metodo e taglia il gas alle regioni ribelli intorno a Donetsk. Ed ora in Grecia, dove il premier Tsipras, già alle prese con la grave crisi economica, ha preso un altro tipo di decisione per affrontare un'altra crisi, quella degli scontri tra le tifoserie di calcio. In Grecia è alta tensione anche sul calcio. Chissà se anche l'aggravarsi della crisi economica, che toglie certezze alle famiglie, a provocare gli incidenti avvenuti domenica scorsa durante il derby calcistico di Atene, Panathinaikos Olympiakos Pireus. Sia quel che sia, il premier greco Alexis Tsipras non ci sta. La violenza fuori e dentro gli stadi di calcio è inaccettabile e come un arbitro implacabile estrae il cartellino rosso. Tutti fuori dal campo, campionati sospesi a tempo indeterminato. Certamente domenica non si gioca, così no. Insomma, il governo adotta il pugno di ferro contro la violenza negli stadi e dice stop al gioco. Il viceministro dello sport Stavros Kontonis chiede ai principali organi del calcio di sospendere tutte le attività, almeno fino a quando non si saranno assunti impegni specifici nella lotta contro la violenza e non sarà predisposto un nuovo quadro legislativo. Subito dopo, Kontonis riunisce i rappresentanti di Federcalcio, Super League e Football League elleniche per comunicare la decisione e suggerire di adottare con urgenza misure come il biglietto elettronico e le telecamere negli stadi, misure minime di sicurezza che in Grecia ancora non esistono. Insomma, ad Atene la crisi entra perfino nel calcio e, alle prese con la messa a punto del nuovo piano di riforme per ottenere il rinvio di altri 4 mesi dei prestiti necessari a scongiurare il fallimento, pena l'uscita dall'euro, l'esecutivo greco deve mettere in agenda anche la revisione delle leggi per impedire gli incidenti tra le tifoserie. Incidenti e scontri che hanno colpito Roma in occasione dell'incontro Roma-Feyenoord, che hanno costretto le forze dell'ordine a intervenire. Per il numero 10 della squadra capitolina Francesco Totti, il governo italiano dovrebbe fare come quello greco, prendere provvedimenti e multare o fermare le società dei tifosi che fanno questi casini. Ma in Italia purtroppo non succederà mai, dice amareggiato. Io mi diverto in campo, ma le immagini di quello che accade fuori sono bruttissime per tutti, conclude il capitano giallorosso. Totti stasera in campo per la partita di ritorno contro gli olandesi del Feyenoord, in un clima che, lo avete sentito, rimane tesissimo per quello che è successo, ma anche perché a Rotterdam arrivano tanti tifosi della Roma. In Europa League sono in tutto 5 le italiane impegnate. Secondo Rudy Garcia, per vincere a Rotterdam serve un pizzico di follia, proprio quella che invece dovrà essere scongiurata tra i tifosi di Feyenoord e Roma, perché si tratta di un incontro ad alto rischio dopo quanto è accaduto nel nostro paese. Le forze dell'ordine di Italia e Olanda lo sanno bene, per questo è scattato un piano di tolleranza zero per arginare i 2500 supporter romanisti in trasferta che potrebbero covare un desiderio di vendetta, 800 agenti in azione. Su Twitter circola la foto di una maglietta nera con l'immagine di Piazza di Spagna e le parole Jésus Fontaine. Poi la scritta «Stavamo solo scherzando, ci vediamo giovedì, feccia romanista di accoltellatori». Preoccupa anche l'incontro tra la Fiorentina e il Tottenham, 2200 i biglietti venduti nel settore ospiti, presidiate stazioni e aeroporti della zona, agenti in tenuta antisommossa per proteggere piazze e monumenti del centro storico di Firenze. Tanta voglia di uscire dalla crisi e proseguire il viaggio in Europa. Con questi presupposti Rudy Garcia prepara il manifesto per la sua Roma, tesa a giorni cruciali per il presente e il futuro. L'impegno contro il Feyenoord è una sorta di rischiatutto e gli olandesi giocano per la 6ª volta contro un'italiana nel loro stadio senza nessuna sconfitta.
Il De Kuip evoca un brutto ricordo a Francesco Totti, che nel 2000 perse l'europeo al Golden Goal. Ma il passato è solo un lampo, perché adesso l'attualità mette pressione al capitano, che guiderà l'attacco contro il Feyenoord e contro la Juve lunedì. Intanto Garcia immagina una Roma ambiziosa e un po' folle. Chiede coraggio come a Londra Vincenzo Montella, consapevole che il passaggio agli ottavi è tutto da giocare nonostante il valore del Tottenham. In conferenza stampa l'allenatore della Fiorentina ha invitato i tifosi a non accanirsi con il portiere brasiliano Neto, che torna titolare dopo 2 mesi. Era stato accantonato per non aver rinnovato il contratto con i Viola, ma dovrà difendere la porta perché Tatarusano è bloccato dal mal di schiena. Montella deve rinunciare anche a Borja Valero. In attacco il tridente Joaquín Gómez Salah. La partita dell'Inter contro il Celtic è in discesa dopo il 3-3 dell'andata, perché basterà non perdere subendo meno di 3 reti. Mancini si gode gioielli Icardi e Kovacic, ma chiede massima attenzione. Napoli-Trabzonspor è una formalità dopo il 4-0 in Turchia, mentre per il Torino ci vuole un'impresa in Spagna dopo il 2-2 con il Bilbao. Dopo la pubblicità e le previsioni del tempo, a seguire il dibattito di Omnibus. Per quanto ci riguarda è tutto, buon proseguimento.